Allora, Paolo Nicchia dell'Assise di Bagnolo. Io cercherò di portare un contributo un po' sul, come dire, articolando il problema che enunciava Paolo prima. Io innanzitutto però vorrei fare una premessa informazione. Probabilmente tra qualche settimana in questa stessa sala noi cercheremo, sia come Assise per Bagnoli, sia come Comitato Una Spiaggia per Tutti, un'iniziativa che abbiamo fatto a Napoli per recuperare alla balneazione libera e gratuita il litorale di Bagnoli Coroglio, di cui i problemi della bonifica sono una questione fondamentale ovviamente, faremo tra qualche settimana, tenteremo di fare, perché sono cose sempre un po' complicate quelle che cerchiamo di organizzare, una lettura commentata della parte che riguarda Bagnoli della relazione consegnata a fine dicembre al Parlamento dalla Commissione bicamerale sulle attività illecite legate al ciclo dei rifiuti. Io rimando, anzi spero che Paolo ci possa essere, i compagni e gli amici di Medicina Democratica di Napoli ci possano essere, perché cerchiamo appunto di continuare in questa azione di conoscenza e di confronto nel merito delle realtà di movimento su problemi che riguardano la vita di tutti quanti noi. In questa relazione io voglio dare solo qualche punto, perché mi serve per arrivare poi al ragionamento finale, o meglio non è al ragionamento finale, al problema che ha posto Paolo e come. Vedete, c'è un passaggio in cui questa commissione dice, i relatori sono, mi pare, un parlamentare del PD, mi pare Dorina Bianchi si chiama, e un parlamentare del PDL. Non so se l'avete vista, non so quanti l'hanno letta questa. Dice per esempio in un passaggio, in sostanza, riferendosi a Bagnoli, tra progetti, proposte, controproposte, richieste eccetera eccetera, il risultato ottenuto è di fatto inconsistente rispetto alle emergenze ambientali di fatto. Dico questo passaggio, questo giudizio, può sembrare scontato e banale, ma è fatto dalla commissione bicamerale, da parlamentari, cioè da soggetti politici, politico-istituzionali. Un altro passaggio che riguarda la questione dei controlli e delle certificazioni di avvenuta bonifica. Nella vicenda di Bagnoli vi sono dei pezzi dell'area ex industriale che sono considerati formalmente, cioè carte alla mano, vengono considerate bonificate. Questa commissione mette in discussione questa, non solo il fatto, proprio la forma della, l'ufficialità, la formalizzazione dell'avvenuta bonifica. Vi sono poi altri punti di questa relazione che andrebbero sottolineati sempre ai fini del nostro ragionamento. Un altro punto che in questa relazione viene posto, e che mi serve per arrivare alla considerazione finale, è tutto il tran tran che si è fatto l'anno scorso quando si annunciò che a Bagnoli si voleva realizzare la Coppa America. Questa commissione, alla fine, ripeto, commissione fatta, è una commissione parlamentare da soggetti politici istituzionali. Nel considerare tutto, quelli i napoletani presenti se la ricordano, questa ferma determinazione a voler fare, che poi non si è fatta perché ci sono stati una serie di problemi. Ora, questa commissione rileva due cose. La prima è che quasi tutte le istituzioni coinvolte, parliamo dell'Istituto Superiore di Sanità, parliamo dell'ISPRA, ex ICRAM, parliamo ministeri vari e soggetti vari, nessuno si assume la responsabilità di dire sì o no. Traccheggiano, si mantengono nel grigio, diciamo, nella zona grigia. Ma l'altra considerazione che fa questa commissione è porsi una domanda alla fine: ma perché c'è stata tanta determinazione da parte dell'amministrazione comunale a voler fare in quel sito notoriamente inquinato e pericoloso questo avvenimento?
Altra considerazione, come mai a fianco, parlando della cosiddetta colmata a mare che tutti quanti conoscono, almeno a Napoli, come mai questa situazione di estremo inquinamento, ci sono i dati che vengono riferiti in questa relazione che noi conosciamo per la frequentazione che abbiamo con il professor De Vigo, questa zona si dice, De Vigo afferma e la Commissione la fa propria, che fatto fattore 1, il massimo rischio, gli IPA sono a 14.400, il PCB a 1.600. Tra l'altro sono i dati ex ICRAM che Paolo conosce bene per averli considerati. Bene, in questa area, con questi dati, con questi giudizi della Commissione bicamerale, e con un giudizio del vice segretario generale del Comune di Napoli, che considera quelle attività dubbie dal punto di vista della correzza amministrativa, in quell'area si svolgono attualmente, ancora oggi, in questi giorni, attività commerciali. Per attività commerciali intendo stabilimenti balneari, perché nella realtà napoletana la cosa singolare è che mare inquinato, spiaggia inquinata, zona altamente inquinata, si rilasciano concessioni, le fa l'autorità portuale, ma le conferma l'amministrazione comunale di Napoli, anche quella attuale, si confermano le autorizzazioni per queste attività. Qual è la considerazione? Perché ho fatto queste considerazioni? Per due motivi. Il primo, io credo che noi, e questa relazione lo fa emergere con grande forza, il problema del danno ambientale, sia nella sua forma giuridica, cioè del rapporto tra la direttiva CE, il recepimento a livello nazionale, la concreta applicazione delle forme di controllo, cioè il principio del chi inquina paga. Ora, io sono rimasto un po' così, sorpreso, quando a metà agosto, quando è scoppiata la parte più acuta della vicenda Ilva di Taranto, il governo della spending review delle restrizioni finanziarie totali, quello Monti insomma, nel giro di qualche ora trova 340 milioni per il risanamento ambientale. Si dirà, bene, fatto. Sì, ma perché prima di mettere mano ai 340 milioni non apposta, anche se a livello meramente propagandistico il problema, ma scusate, stuai chi l'ha fatto? No, subito questa seconda considerazione, in questa relazione finalmente si quantificano sulla base, no, non mi ricordo di quale fonte, lo approfondiremo in questo momento di discussione, si quantifica in termini monetari il danno ambientale causato dalle attività industriali di Bagnolo, che erano l'Italsider, che erano la Montecatini, poi Federconsorzio, che è un'altra delle questioni opache di questa realtà. Adesso si chiama Città della Scienza, che nessuno può toccare, è diventato un altro Moloch inamovibile, ma lì si facevano le produzioni più nocive, si facevano i fertilizzanti, si usava chimica, nelle forme meno controllate. Io che vivevo a ridosso, mi ricordo gli sbocchi a mare che erano caldi, bianchi, lattiginosi. Di questo non si parla, si svolge attività, Città delle Scienze, vanno carretti creature, tutte cose, là santificato è la divulgazione della scienza. La scienza presuppone a Robert Stargell come sta. Oh, si quantificano questi dati che sono centinaia e centinaia, perché c'era la Montecatini, c'era la Cementir, che è una cosa singolare, non è un'attività dismessa, è un'attività produttiva sospesa. Perché? Perché il proprietario, che è un altro innominabile, si chiama Caltagirone, ha la riserva di potersi rivalere sulla piano regolatore prevede la riqualificazione urbana, prevede un parco a verde, figuriamoci se
Caltagirone molla facilmente l'osso, eccetera. Sospende l'attività per evitare di essere buttato fuori, sproprio. Oh, e c'era l'Eternit che ha avuto anche lì il suo bel carico di morte, diciamo, sono quasi tutti morti, quelli che sono sopravvissuti si contano sulle... Oh, detto questo, e mi avvio a concludere sulla considerazione che facevo prima, sul danno ambientale rispetto a Bagnoli, guardate, e questo pure rispetto alla vicenda dell'Italsider di Taranto, noi abbiamo la singolare esperienza che non si è mai posto sulla vicenda di Bagnoli il problema del chi dovesse pagare, mai, dal 94 quando si è cominciato a parlare del progetto di riqualificazione urbana è stato dato per scontato che a mettere mano alla tasca dovesse essere, diciamo, lo Stato, la collettività. Quando si è accennato questa questione si è detto ma quella della partecipazione statale era una partita di giro, poi l'ha messo pure che la partecipazione statale innanzitutto erano attività che hanno prodotto ricchezza e quindi era da quella ricchezza che bisognava prendere le risorse, anche perché poi adesso tutte le battaglie che si intendono portare avanti si scontrano con i limiti del finanziamento. Lì non si è mai posta la questione del chi inquina paga. Noi facciamo un'illazione, nel 94-96 il totem del centro-sinistra era Romano Prodi, nome tutelare dell'IRI, e che quindi, perché che cosa avviene nel 96 quando viene approvata la prima legge per il finanziamento della bonifica e della riqualificazione di Bagnoli? Avviene un'operazione singolare, cioè si capovolge la questione. Il ragionamento che si fa è: ma chi è che conosce meglio dell'inquinatore il tipo di inquinamento che c'è? Nessuno. Quindi affidiamo all'IRI, cioè la struttura che ha inquinato, il disinquinamento di Bagnoli. Quindi abbiamo proprio esattamente dopo, infatti si costituisce una società ad hoc dell'IRI, si chiama Bagnoli S.p.A. che poi verrà sostituita dalla Bagnoli. Questo aspetto mi serve per arrivare alla conclusione del discorso, che è questo. Noi ci troviamo di fronte a una coniugazione impossibile, cioè l'impossibilità di un rapporto tra forma della produzione attuale, cioè il capitalismo, il perseguitore di profitto, e il lavoro, la salute e l'ambiente. Cioè oggi si sono, ma questo è un fatto, diciamo, che teorizziamo da teorico, cioè a livello di ricerca teorica, culturale, di posizionamento politico, lo si dice dai tempi dello sviluppo capitalista. Però il problema qual è? È quello che io colgo dall'introduzione di Paolo quando faceva riferimento agli articoli della Costituzione. Ma non è che si è esaurita completamente la capacità di governo, di controllo, di trasparenza delle forme della democrazia che agiscono dentro questa coniugazione? Cioè, voglio dire, di fronte a elementi così devastanti, così contraddittori, in cui praticamente la commissione bicamerale fatta dagli stessi soggetti che hanno costituito la catena di decisione sulle vicende, dico di Bagnoli, ma le possiamo estendere anche ad altre situazioni, rilevano, cioè fanno i controllori e controllare quello che denunciano nella loro relazione, per cui si entra in una spirale perversa dalla quale non si riesce a capire come si esce. Guardate, e lo dico senza voler smontare, sminuire
alcuna volontà, passione di lotta, sono il primo a essere impegnati a non demordere. Però noi ci troviamo di fronte, io lo vorrei dire da questo punto di vista dell'esperienza di Napoli, da una campagna elettorale amministrativa del Comune di Napoli, in cui queste cose che io ho detto, e c'è Elena che me lo può confermare, c'è Antonio Sema, queste cose che ci stiamo dicendo su Bagnoli sono stati il cavallo di battaglia del sindaco, quello che poi è diventato sindaco di Napoli all'epoca europarlamentare. Cioè a me non mi interessa personalizzare, fare una questione sulla persona, non è una questione che ci risolviamo nel fare politica. Ma io voglio porre un problema: se c'è questo livello di contraddittorietà, guardate, togliamola dalla dimensione personale, vediamolo in tutto la sua elemento di devastazione politico-democratica, cioè se c'è questa operazione non riesce a incidere, anzi, ripeto quello che dice la Commissione, come mai sono così accaniti a voler fare la Coppa America? Cioè significa che questo è il tema sul quale io credo dovremmo cercare di ragionare. Come si costruisce un percorso istituzionale, democratico, diverso, più cogente, che riesce in qualche modo a condizionare questa cosa? Un po', io credo questo sia un tema sul quale ci dobbiamo interrogare. Perché mentre si celebra una campagna elettorale che ha tutte le caratteristiche della degenerazione di questo processo, io credo che spetti a chi cerca di interrogarsi sui problemi e mettere a frutto la capacità di far vivere una nuova soggettività di massa, non so come definirla, perché penso che noi ci dobbiamo sottrarre da tutto.